Perfetto, grazie Costas. Mi dici tu quando partiamo? Stiamo registrando. Perfetto, allora buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dei webinar esperti di eTwinning. Oggi siamo molto contenti perché abbiamo con noi l'ispettrice Gisella Grange, che purtroppo poi ci dovrà lasciare presto perché ha un altro impegno, però insomma è stata così gentile da rimanere con noi in apertura, a fare l'apertura di questo webinar. E abbiamo la dottoressa Letizia Cinganotto, ricercatrice di INDIRE, e poi le nostre tre ambasciatrici, Cinzia Masia, Vincenza Leone e Chiara Sabatini. Parleremo appunto del CLIL, ma anche di come declinarlo con i twinning, perché ovviamente il connubio twinning e CLIL è un connubio, diciamo, quasi naturale. Ovvio, e quindi è sempre più importante il CLIL nella scuola italiana, e quindi può essere un modo per dare un contesto favorevole, facilitare, diciamo, l'inserimento, l'introduzione naturale del CLIL nella scuola. Non vi rubo altro tempo e passo subito la parola alla dottoressa Langella. Buongiorno a tutti. Grazie per questo invito, grazie per aver attivato una dinamica collaborativa che è classica di Twinning e classica di tutta anche l'istituzione INDIRE, e sono contenta di vedere parecchie persone che conosco da tempo e che da tempo si stanno attivando in ambito CLIL. Sto cercando di avere la possibilità di alzare la presentazione, ma vedo che purtroppo lo schermo è in questo momento bloccato. Se gentilmente mi concedete la condivisione dello schermo, posso alzare la mia Sì, presentazione. adesso dovrebbe poterlo fare, se va in quick start in Ok. alto come prima. Sì, sto cliccando, ma è sempre bloccato sulla slide numero 1. Come vedete, è bloccato su questa slide. Molto strano. Sì, è bloccato su una slide da tempo, Non ho... No, no, quello era perché era prima lì, però adesso Però dovrebbe. c'è Letizia Cinganotto, come vedete, non era la slide di No, no, ma lei deve condividere nuovamente come ha fatto prima il suo schermo. Sì, Quindi andando in io in quick questo momento start. alzo la mia presentazione, vedete la mia presentazione? No, deve prima andare in quick Sì, start, sono condividi. Ecco, andati in quick start, ma non, adesso sì, prima si perfetto. poteva, era Ma bloccato. probabilmente ci è voluto un po' di tempo, sì. Ok, Perfetto, ora vediamo il suo perfetto, schermo. benissimo. Allora, mio compito oggi è cercare di dare una spiegazione di cos'è il CLIL, proprio per motivarvi a utilizzare al meglio questa metodologia. E cercherò di darvi alcuni motivi e cercare di appunto convincervi che fare i twinning con progetti CLIL è molto molto utile per la scuola, anche perché CLIL è diventata una metodologia che ha una fortissima diffusione in tutta Europa, quindi con i vostri partner, i twinning in Europa potete attivare dei bellissimi progetti. Ma anche ricordo che nel mondo, e qui farò un brevissimo accenno anche ad un progetto che abbiamo gestito a livello mondiale. La normativa ovviamente è una delle parti che serve per mettere a fuoco come si orienta il Ministero e come si orientano le varie iniziative. Naturalmente CLIL è uno dei tanti termini per descrivere le modalità con le quali il bilinguismo o il content-based learning o il language e altro vengono sviluppati. E la definizione numero uno è quella definita da David Marsh, che riguarda proprio un dual-focused educational approach. Naturalmente una lingua in più che viene aggiunta all'interno del sistema educativo e nelle varie attività che vengono svolte nei curricoli scolastici. Il CLIL è sicuramente un approccio innovativo per l'insegnamento delle lingue straniere, quindi anche i docenti di lingua straniera sono assolutamente coinvolti, ma naturalmente anche per le discipline, e quindi l'utilizzo del CLIL è assolutamente doppio. Naturalmente è una opportunità per qualsiasi ambiente scolastico per attivare sia il concetto del plurilinguismo, quindi la valorizzazione di varie lingue presenti nel contesto, ma soprattutto il concetto di pluriculturalismo, perché studiare storia, studiare matematica, studiare scienze,
utilizzando altri veicoli di libri e di contenuti, serve veramente per creare degli approcci interculturali e non solamente monoculturali. Ovviamente viene definito come termine umbrella perché è usato per descrivere le varie forme di apprendimento che possono essere di svariata natura. CLIL è nato, come ben sapete, a metà degli anni 90 in Europa, grazie a una intuizione di David Marsh, che appunto ha voluto veramente mettere in evidenza la doppia valenza del CLIL, la doppia valenza perché non si parla solo di contenuto, molto spesso i docenti che insegnano una disciplina, mi spiace dirlo, ma pensano a veicolare il contenuto senza troppa riflessione sulla lingua, anche nella lingua italiana questo, mentre in un'attività CLIL svolta in una lingua straniera, fondamentale è attivare la riflessione sui contenuti, ma soprattutto attivare una riflessione anche sulla lingua. E una delle definizioni date da Aurelici nel 2012 è proprio quella di CLIL come Bilingual and Immersion Education, quindi tutti quei termini che riguardano varie situazioni. Ovviamente il CLIL in Italia ha una caratteristica molto particolare, non si è sviluppato solo per la lingua inglese, quindi Content and Language Integrated Learning, ma si è sviluppato anche per le altre lingue, proprio per questo suo carattere di plurilinguismo avanzato. Emile, quindi enseignement d'une matière en langue étrangère, quindi il CLIL in lingua francese, ma anche in lingua spagnola, aprendiz integrado de conocimientos curriculares y lenguas extranjeras. Naturalmente anche in tedesco, Friedensprache, eccetera, eccetera, e voi direte: ma in Italia perché è sempre chiamato CLIL? Ve lo dico in termini chiari, perché quando abbiamo dovuto definire il termine, non ci siamo messi d'accordo nel tradurlo con contenuto e lingua integrato, o con integrazione di lingua e contenuto, insomma, non ci siamo messi d'accordo per un termine italiano ed è rimasto in inglese e continua ad essere in inglese. Ricordo che se a metà degli anni 90 David Marsh attivava la terminologia CLIL, esattamente 10 anni dopo David Bradall, con una pubblicazione fatta per il British Council, English Next, mi spiace dire che David Bradall non è più con noi, ma è stata una persona che ha dato veramente un impulso all'insegnamento delle lingue notevole. E soprattutto in questa pubblicazione, mettendo in evidenza l'importanza dei modelli di riferimento, perché in qualsiasi situazione scolastica avere dei modelli di riferimento è fondamentale. E proprio nel 2006, a soli 10 anni dall'invenzione CLILiana, il nostro Gradle diceva che i tre nuovi modelli di riferimento sono uno, Content and Language Integrated Learning, due, inglese come lingua franca, e poi il terzo modello è quello del Young Learner, per i giovani apprendenti. E qui abbiamo una triste storia in Italia perché sappiamo che nella fascia di età 0-3 ancora abbiamo poco o niente, mentre nella fascia 3-6 potremmo avere di più. E il nostro sistema si è standardizzato con il CLIL per il momento nella fascia di età 6-18-19. Quindi è un curriculum trend che ha chiaramente avuto un grande successo in Europa, ma poi vedremo anche in altri paesi del mondo. Perché? Perché sicuramente CLIL è un quality change agent, perché si basa sulla learner centricity. Non è una teacher-centered methodology, non è una metodologia per la quale l'insegnante parla, 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 descrive, narra, eccetera, eccetera. Deve attivare una modalità per cui nelle classi sono gli alunni il centro dell'apprendimento e gli agenti proprio delle varie azioni. Naturalmente si basa sulla competence-based learning e ovviamente l'autonomia dello studente. Sicuramente CLIL cambia il modo di pensare, cambia il modo di pensare dei docenti, cambia il modo di pensare dei nostri studenti perché favorisce la creatività, l'ideazione e soprattutto functional learning spaces, gli ambienti di apprendimento vanno assolutamente ridefiniti e ripensati. È senz'altro importante dire che CLIL is definitely cool, CLIL è qualcosa di bello, innovativo, giovane, fresco. Quindi è una metodologia innovativa basata soprattutto sull'essenzialità,
anche quando si porgono i contenuti, bisogna avere ben precisamente definiti le modalità con le quali l'essenzialità è sovrana. E ovviamente essenzialità significa anche semplicità e soprattutto, bisogna dirlo, CLIL rappresenta una evoluzione. Perché? Perché è un modo che non c'entra solamente il contenuto di una particolare disciplina, ma favorisce lo sviluppo di competenze trasversali. Rapidissimamente dicendo cosa vuol dire fare CLIL in una lezione di lingue. Vuol dire che quando si parla di lingue si simula la realtà, si attivano delle interazioni, si fanno delle comunicazioni di pensieri ed emozioni, si scambiano informazioni, si fanno letture, scritture e si analizza la lingua. Ricordiamoci che invece il classico negli ambiti disciplinari è affrontare problemi, scambiare informazioni, fare esperimenti e comunicare pensieri. Questi due ambiti sono ambiti che con il CLIL si mischiano, si compenetrano, si sviluppano, a mio avviso, al meglio. Una rapidissima parentesi su cosa appunto il CLIL ha voluto significare 10 anni dopo. Abbiamo visto 1996-2006, adesso vediamo una pubblicazione di Euridice del 2017 nella quale viene messo molto bene in evidenza che il CLIL è attivato in Europa soprattutto perché sviluppa sicuramente l'utilizzo della lingua nazionale, della lingua appunto di scolarizzazione, ma favorisce appunto anche l'apprendimento di una lingua straniera e le lingue cosiddette di minoranza o lingue regionali. L'Italia è come la stragrande maggioranza, vedete anche la stessa Svezia, che utilizza il CLIL per attivare politiche interne plurilingue, quindi il CLIL favorisce non solamente il bilinguismo, ma favorisce più lingue. La cosa importante è capire che in Italia è stata fatta una scelta assolutamente democratica, non sono state create delle sezioni speciali CLIL, sono state create invece delle sezioni che sono assolutamente aperte alle scuole che vogliono creare. Per la legge dell'autonomia la scuola può attivare in qualsiasi momento moduli e modalità di insegnamento CLIL. Poi vediamo ordinamentalmente quali sono le indicazioni. Ma senz'altro a capire che chiunque può avere un approccio alla metodologia CLIL è un dato di fatto. Non c'è una selezione degli studenti. Indubbiamente in Italia c'è una selezione invece degli insegnanti. Tutti gli studenti possono farlo, ovvero nelle scuole in cui questo viene proposto, ma per gli insegnanti c'è la richiesta di una sì qualifica normale, ma anche di una certificazione aggiuntiva, di un attestato di competenze aggiuntivo che poi vedremo. Naturalmente quello che è importante ricordare è che CLIL promote cross-curricular skills, inquiry-based learning, information processing, critical thinking, problem solving, soprattutto team working e soprattutto promuove assolutamente la capacità di progettare con reti internazionali o con anche partner semplici, stile i twinning, ma soprattutto capire che lavorare con il CLIL e lavorare con i twinning significa sviluppare un nuovo concetto che va verso la global citizenship. Giusto per farvi capire, ad esempio, un progetto Erasmus delle università che è global nel vero senso della parola, esattamente 4 anni fa è stato attivato un progetto in India, CLIL, non abbiamo tempo di addentrarci in questa descrizione, però vi posso dire che CLIL at India ha visto la partecipazione di parecchie università europee e indiane che hanno formato i docenti con linee nuove. Quello che è importante capire è che questa formazione a cascata sul CLIL in India ha creato dei rapporti e dei gemellaggi con varie scuole, anche italiane. Da riconoscere anche quanto l'Unione Europea ha detto, a mio avviso, per quanto riguarda
quello fatto in Italia, ciò che è stato fatto in Italia, quindi vi invito ad andare a visitare Euridice Brief, che in due pagine racconta quella che è l'esperienza italiana, cioè l'unico studio di caso in questa pubblicazione Euridice che parla di CLIL, parla riferendosi alla situazione assolutamente italiana. Naturalmente ci sono anche degli altri documenti europei che vanno presi in considerazione. Uno è la raccomandazione europea del 2019 sulle lingue, pour une approche globale, l'enseignement et l'apprentissage des langues, comprehensive approach. E in questa raccomandazione qui viene assolutamente considerata una delle modalità fondamentali. Altro libro utilissimo e nuovo, nato nell'aprile 2020, è il Companion Volume del Quadro Comune Europeo, che ha anche delle parti in cui si parla di CLIL, e qui ci sono due pubblicazioni di cui poi vi parla Letizia Cinghianotto, che nascono da queste esperienze di utilizzo del nuovo Companion Volume. Normativa CLIL in 4 minuti. Naturalmente la normativa riferentesi al CLIL ordinamentale è quella contenuta nei licei e negli istituti tecnici, che prevedono l'insegnamento di una disciplina non linguistica obbligatoria in modo ordinamentale, quindi in un contesto, e siamo gli unici in Europa ad averla inserita proprio in ordinamento in modo legislativo stabile. Il tutto è stato operativo a partire dal 2014-2015, siamo ancora in una fase assolutamente, mi spiace dirlo, di sperimentazione e di transitorietà. Perché? Perché i cambiamenti richiedono assolutamente tanto tempo. Ricordo che nell'ambito della riforma sono stati fissati vari livelli di competenze linguistiche e ricordo che il livello B2 è considerato il livello minimo non solo come uscita della scuola secondaria di secondo grado, ma anche il livello minimo per un insegnante CLIL per poter fare attività CLIL nella classe. Sotto al livello B2, mi spiace dirlo, per un docente è abbastanza impossibile riuscirlo a fare. Dico che appunto per facilitare l'approccio a questa nuova metodologia da un punto di vista ordinamentale è stata scritta una nota nel lontano 2014, nota ancora validissima sulle modalità con le quali appunto bisogna procedere nella scuola, ma quello che mi interessa farvi capire è che proprio in questa nota abbiamo detto in termini chiari che CLIL esiste se c'è il docente di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore o l'assistente che lavorano insieme. Quindi vitale è capire che il CLIL è proprio quella modalità di insegnamento che permette attività assolutamente in collaborazione. Il team CLIL, quindi, come ho detto, è fatto da almeno di solito 2 o molto spesso anche più di 3 persone all'interno di una scuola, e è quello che è operativo anche la presenza di reti, la costruzione di reti di scuole proprio per attivare dinamiche collaborative, ma anche dinamiche con scuole di altri paesi. Le reti di scuole naturalmente appunto favoriscono quello che all'interno di tutte le nostre norme, sia per le scuole secondarie di secondo grado e anche per le scuole del primo ciclo, quindi primaria e media, la dimensione internazionale è favorita dal CLIL. E naturalmente si tratta di organizzare scambi, soggiorni, stage e utilizzare le nuove tecnologie e soprattutto penso che abbiamo problemi, dottoressa Langer, non la sentiamo, almeno io non la sento più, penso sia forse un problema della sua linea, forse però può provare a spegnere la webcam, adesso sì, se spenge la webcam forse è meglio perché c'erano dei problemi di linea, abbiamo perso gli ultimi mezzo minuto. Ah, ok, adesso sì, mi sentite? Benissimo. Ok, allora, sto per finire. Quindi, il CLIL, quindi, grazie alla legge del 2015, è per tutti i livelli di scuola, anche le scuole dove ordinamentalmente non è previsto.
Senz'altro si tratta anche di sviluppare delle politiche educative per la formazione e sono state fatte. Questo piano per la formazione ha 3 pagine dedicate alle lingue e vale ancora come modalità per attivare la formazione sui vari territori. E l'ultima cosa è come si diventa docente CLI. Docente CLI si diventa facendo un corso di perfezionamento di 20 crediti. Questo è definito per le scuole secondarie di secondo grado. Naturalmente per fare questo corso bisogna avere un livello minimo B2 e poi raggiungere un livello linguistico C1 in qualsiasi lingua. Quello che vi posso dire è una notizia nuova, è una vera notizia. In teoria a breve potremo avere dei corsi di 20 crediti anche per i docenti CLIL della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Ci stiamo lavorando, sembra che tutto stia andando a buon fine, speriamo. Naturalmente anche per i docenti non impegnati ordinamentalmente nei licei linguistici o nei licei o nei tecnici. Ricordiamoci che migliorare le competenze interculturali grazie a networking e a mobilità è vitale. I twinning come complemento di tutti gli altri programmi Erasmus sono utilissimi. Se volete vedere delle esperienze CLIL su Rai TV in cui i docenti sono protagonisti, andate a vedere raiscuola.rai.it e troverete ampie offerte di lezioni CLIL e MIL anche in tedesco, in francese e in spagnolo. Abbiamo anche organizzato una puntata speciale proprio sul CLIL in una nuova linea del rapporto Ministero e RAI. La nuova linea si chiama Laboratorio Scuola e la puntata 8 è su CLIL e MIL e la puntata 9 è su un bel progetto canadese che abbiamo attivato con la Lombardia. Finendo, learning communities, networks, universities, schools, teachers, classes, students, this is a whole group of people that can converge and try their best to develop e-twinning and CLIL. Se volete qualche informazione in più, vi dico che questa piattaforma cerca appunto di attivare informazioni solo sulle lingue, una piattaforma che abbiamo creato con alcuni insegnanti, perché oramai le varie piattaforme si perdono in un marasma di varie informazioni. And to conclude, connect, definitely, connect, cercate di stare insieme grazie ai twinni, ma soprattutto share, condividete quello che sapete. Sono molto contenta che oggi abbiamo delle insegnanti come appunto Leone, Sabatini, adesso non mi ricordo più chi è la terza persona della Sardegna. Comunque, perché usare, appunto, condividere e soprattutto compartecipare a varie attività è di fondamentale importanza. I network sono fondamentali. Ma ricordate che tutto quello che voi fate è quello che serve per inspire, per dare carica ai vostri studenti. Ricordiamoci, lavorerete, avrete sempre delle difficoltà perché sappiamo benissimo che il riconoscimento è poco valutato all'interno del nostro sistema scuola. Però ricordiamoci che CLILers prima o poi saranno sicuramente premiati. Grazie per la vostra attenzione. Mi scuso se vi devo lasciare, però purtroppo devo recarmi a un'altra cerimonia che è in questa scuola, sono in una scuola a Forlì, nel liceo classico Morgagni di Forlì, dove c'è appunto la partecipazione di vari docenti di vari livelli per commemorare Cerini, Giancarlo Cerini, che era appunto un grande ispettore che ha attivato dinamiche positive all'interno della nostra scuola. Grazie per l'attenzione e spero di avere tolto la condivisione dello schermo. Sì, perfetto, grazie mille, veramente molto interessante. Un saluto appunto anche da parte nostra, insomma, virtuale dall'ispettore Cerini, che anche noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere, e quindi grazie, bella iniziativa. E niente, grazie mille, ha messo in luce tantissimi aspetti di collegamento con i twinning, che quanto è evidente appunto il collegamento sia sulle reti che sull'attività trasdisciplinare. Di bene, la ringrazio mille tanto e
La domanda è rotto, la tua presentazione è già caricata. Grazie, arrivederci. Letizia, a te la parola. Sì, scusami un secondo Alessandra perché la vedo caricata ma non ho i pulsanti forse non ho la... Sono in cima con la freccia. Sì, è ancora, vero? Sì. Perfetto. Okay. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio. Mi sentite? Sì, Sì, tutto ti sentiamo bene. benissimo. Ok, forse mi vedo un attimo congelata. Allora, eccomi. Bene, ecco, quindi buon pomeriggio a tutti e a tutte, sono molto felice di essere qui oggi nell'ambito di questa iniziativa che vede ovviamente il CLIL al centro. CLIL è una delle mie prime diciamo, anime di ricerca, una delle mie prime passioni. Io da tanti anni lavoro con l'Istituto Langé proprio al CLIL, proprio dagli anni in cui ero comandata appunto presso il Ministero insieme a lei e poi ovviamente ho portato dietro la storia di ricerca, quindi sono molto contenta che sia appunto il tema di questo nostro webinar con i colleghi degli Twinning, proprio perché gli Twinning è l'ambiente ideale, l'ambiente perfetto, è proprio come dire veramente tutto ciò che tutti gli elementi, le dimensioni che sono necessari per attivare il CLIL, ovviamente nei training sono presenti. Allora, io vado avanti con la presentazione, leggo un feedback, non mi vedete come webcam o la No, presentazione? non si vede, probabilmente l'utente ha qualche problema. Allora, io proseguo diciamo sulla scia appunto di Gisella per darti qualche indicazione rispetto a quello che è il background, alcuni documenti che ha citato Gisella e poi per farvi un po' diciamo, lo stato dell'arte anche rispetto ad alcune iniziative che abbiamo portato avanti come dire, come sul fronte della ricerca proprio sulle CLIL. Intanto questa appunto è la raccomandazione del 2019 che citava Gisella e questa raccomandazione si trova anche in questo nuovo sito della Commissione Europea, European Education Area, che vi invito a visitare perché è un sito molto recente, è stato attivato proprio da poco, dove la Commissione Europea ha proprio raccolto tutta una serie di iniziative, risorse per ogni ordine e grado di scuola ed è una pagina, un sito veramente molto ricco che va un po' incontro, diciamo, e cerca di realizzare quello che è l'obiettivo entro il 2025 la Commissione Europea vuole proprio creare questa Open Education Area. Cercando di avere sempre di abbattere proprio le barriere transnazionali e con i twinning ovviamente questo lo si fa ogni giorno. Sulla sinistra è il quadro comune di riferimento per le lingue, il volume complementare appunto che citava Gisella, che è la versione recente, appunto l'ultima versione del 2020 che è stata tradotta anche in italiano dall'Università Statale di Milano e appunto sulla scia di questo di una delle novità del quadro complementare, del volume complementare, l'Online Instruction, in questa pubblicazione che citava già Gisella, che trovate ovviamente scaricabile gratuitamente sul nostro sito, non so dire, questo volume raccoglie diciamo, gli atti e i progetti sviluppati da alcune scuole nell'ambito di questo progetto pilota che è stato proprio condotto sull'interazione online, quindi sulle scale, che sono appunto una delle novità del Companion, le scale appunto dell'interazione online. Quindi qui abbiamo proprio in epoca ovviamente pre-pandemica, abbiamo osservato, seguito le scuole dalla primaria, dalla secondaria e dal secondo grado nell'uso appunto dell'online interaction con i bambini, con gli studenti in classe. Quindi questa nuova varietà, che è proprio anche una varietà, ovviamente una nuova varietà della lingua. Cosa abbiamo fatto durante il periodo della pandemia? Ovviamente il CLIL non si è fermato, abbiamo raccolto tantissime esperienze bellissime vostre, anche di Twinners, proprio sul CLIL. Abbiamo quindi condotto tutta una serie di webinar, tantissime iniziative, questo è un esempio a livello internazionale con la Commissione Europea che
ci ha proprio dato un po' una, lo stato dell'arte, una panoramica generale sulla situazione, non solo ovviamente sulle lingue sottili, ma in generale sulla didattica a distanza nel periodo della pandemia. Ma sul CLIL, nello specifico, abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo organizzato appunto webinar con esperti, tavole rotonde, teach meet, e ho riconosciuto molti dei docenti che sono presenti qui, collegati, e che saluto, hanno partecipato appunto a questi nostri teach meet in cui hanno presentato le loro esperienze, le loro pratiche didattiche CLIL in modalità ovviamente a distanza, poi anche ibrida, quindi dimostrando come appunto fosse possibile fare CLIL anche in scenari appunto un po', diciamo, non convenzionali, anche se ora sono diventati abbastanza ovviamente normali, abbastanza quotidiani, ma appunto come la didattica a distanza, digitale integrata, ibrida e così via. Gisella faceva riferimento ad un progetto internazionale, un progetto Erasmus sul CLIL con l'India, a cui appunto abbiamo partecipato anche noi come Università Telematica degli Studi IUL, che sapete è l'Università di Indire e l'Università di Foggia, con questa, proprio durante il periodo della pandemia, dal 2019 al 2021, praticamente abbiamo promosso questo progetto CLIL for STEM o STEAM, con appunto una rete di partner internazionali, e questo progetto si è concluso proprio appunto ottobre scorso, novembre scorso, con un evento in presenza, con i partner in presenza a Firenze, e potete trovare appunto digitando CLIL for STEAM, noi eravamo dei partner in questo consorzio, però potete appunto trovare sul sito tutta una serie di risorse, di materiali, di video che sono stati per esempio realizzati in collaborazione con l'Università di Limerick, e ci sono tante risorse utili proprio per la didattica CLIL nelle discipline STEM o STEAM. Per proseguire questa carrellata, appunto la pubblicazione recente che vi ha citato Gisella, che trovate appunto anche questa scaricabile gratuitamente sul nostro sito ovviamente, in questo volume abbiamo una prima parte introduttiva, abbiamo raccolto un po' proprio le iniziative condotte da Indire, da IUL, dal Ministero dell'Istruzione durante il periodo pandemico, e trovate anche le iniziative che vi ha citato Gisella, quindi i programmi delle RAI e vari progetti, vari community appunto internazionali. La seconda parte raccoglie invece il risultato di queste indagini che abbiamo appunto lanciato durante la pandemia, durante il primo lockdown nello specifico, proprio docenti di lingue e CLIL in Italia, quindi ci sono, diciamo, questi risultati, e oltre ai risultati che sono raggruppati in sei sezioni, c'è una parte molto interessante curata che è l'introduzione da Cristina Cunningham della Commissione Europea, perché appunto questa indagine è stata condotta in collaborazione con la Commissione Europea, e poi oltre ad esserci i nostri contributi, il professor Carrie Lam dell'Università di Westminster in London, che ci ha voluto regalare delle raccomandazioni molto interessanti, è un esperto dell'European Center on Modern Languages del Consiglio d'Europa. Queste sono appunto le sezioni in cui è divisa la seconda parte della pubblicazione, quindi i risultati della survey, quindi la consapevolezza delle politiche linguistiche, le home languages, tutti i vari progetti relativi al plurilinguismo, al multilinguismo, che è appunto una parola chiave anche nella raccomandazione del 2019, come diceva Gisella, la teacher education, purtroppo con questa sezione, magari apro solo una piccola parentesi con i colleghi di training, in questa sezione per esempio è un risultato interessante, che purtroppo i progetti Erasmus, i progetti training sono ancora, devono ancora essere diciamo così incoraggiati, dobbiamo spingere ancora di più, perché come diciamo iniziative della teacher education i rispondenti hanno diciamo una percentuale non molto elevata, e quindi ecco dobbiamo promuovere sempre di più queste iniziative in questo campo. Poi una sezione su CLIL, una sezione sui test diciamo in base, ma poi in prospettiva del l'OCSE PISA 2025, che sarà proprio sull'inglese, e poi la didattica a distanza appunto delle lingue del CLIL nel periodo del lockdown. E a proposito di questo, alcuni proprio grafici su questa sezione rispetto alle language skills, che ovviamente
sono risultate più challenging in questo periodo, nella didattica a distanza, l'oral interaction, listening, oral production, quindi tutta la parte appunto dell'oral interaction e quindi dello scambio, che in realtà proprio con i progetti di training si è veramente potuto incoraggiare, potuto sviluppare, dando la possibilità ovviamente agli studenti e ai docenti di interagire sia quindi l'oral interaction, ma anche l'online interaction. Quindi con i training veramente abbiamo lo sviluppo olistico, integrato delle abilità linguistiche, che può essere sicuramente un valore aggiunto. Nonostante le difficoltà della pandemia, le reazioni degli studenti sono state comunque abbastanza soddisfacenti, così come quelle dei genitori, sempre ovviamente attraverso il filtro dei docenti cui abbiamo rivolto il questionario. Interessanti alcuni commenti degli insegnanti, appunto dei rispondenti, rispetto proprio all'uso delle tecnologie, la scoperta per molti, ma la conferma, e so che molti tweeners che sono presenti qui sono molto avanti proprio nell'uso delle tecnologie, lo erano già prima della pandemia, appunto l'uso di queste learning technologies, online tools to monitor students' work at home, I discovered so many new tools that would apply to foreign language teaching. Quindi diciamo questi commenti sicuramente incoraggianti, che ci fanno proprio capire come le lessons learned della didattica a distanza possano essere comunque di vantaggio anche per la didattica delle lingue e per skill, ovviamente in qualsiasi scenario, quindi ibrido, in presenza, ma aumentato dall'uso delle tecnologie, come per esempio appunto gli scenari educativi attuali. Durante questo periodo, proprio nell'arco della pandemia, praticamente lo abbiamo attuato nel 2020, abbiamo condotto questo progetto di ricerca e ricercazione con un campione di scuole, in collaborazione con i colleghi appunto Indire, e abbiamo sperimentato, abbiamo guidato queste scuole nella sperimentazione di questo modello, che è un modello internazionale promosso dalla CML, l'European Centre on Modern Languages, che è appunto l'istituto del Consiglio d'Europa che si occupa delle lingue, è il modello PTDL, Through Literacy Teaching for Deeper Learning. Io ho il piacere e la fortuna di essere membro del consultancy team di questo progetto nella CML, e quindi diciamo prendendo un po' ispirazione da questo modello internazionale, ovviamente abbiamo provato, appunto siamo adesso nella fase conclusiva della sperimentazione, a guidare appunto le scuole, i docenti delle scuole coinvolte nel progetto, proprio a contestualizzarlo nella realtà scolastica italiana. Questo modello, ecco, questo è il gruppo, appunto il grass group, sicuramente ecco, riconoscerete Jo Coyle, che è una delle guru del CLIL, è lei che è proprio la famosa autrice delle 4 C del CLIL, ed è proprio lei la madrina di questo modello appunto del PTDL, insieme a Oliver Meyer, Ken Schack, e quindi questo gruppo appunto internazionale, che parte da questa domanda un po' provocatoria: is CLIL enough for deeper learning? Quindi diciamo che è un modello che vuole abbracciare le plural literacies, quindi le literacy che sono indispensabili per accompagnare i nostri studenti nelle sfide della società della conoscenza, del digitale. Quindi diciamo che al di là delle 4 C, di Topoli, quindi lei stessa che ovviamente propone di andare anche oltre queste 4 C, proprio per abbracciare una più ampia gamma di literacy e appunto plural literacy. E l'obiettivo è raggiungere il deeper learning, quindi come attraverso appunto le 4 C, come attraverso il focus sulle subject specific literacy, quindi il linguaggio specifico per esempio proprio della matematica, piuttosto che della storia, della filosofia, possiamo essere sicuri che questo apprendimento sia appunto deeper, sia più profondo. E qui è la definizione data dalla letteratura del deeper learning: the ability to take what was learned in one situation and apply it to another situation. Quindi il transfer, che è ovviamente poi la fase finale. E appunto le plural literacy si collocano qui nell'intersezione delle 4 C, è un modello abbastanza articolato, che trova sul sito del CML trovate
queste slide, questi materiali, ma noi poi anche come Indire abbiamo prodotto una serie di video con gli esperti che ci hanno appunto accompagnato nello sviluppo di questo progetto e saranno presto disponibili anche proprio nella nostra biblioteca dell'innovazione Indire. Come vedete appunto tutto ruota intorno alla progettazione di quello che viene chiamato il Deeper Learning Episode, quindi sono gli episodi di apprendimento più profondo. Ora vado veloce perché appunto è un modello abbastanza complesso, ma ecco, vedete, queste sono le fasi del modello Pro Religiosity, quindi un Activation Phase, Surface Phase, Consolidation Phase e Chancellor Phase, quindi diciamo l'esposizione all'input, le attività poi, no, sempre diciamo per riproporre l'input, sempre integrando ovviamente contenuto, lingua, ma anche al contempo sviluppando appunto le altre literacy, fino ad arrivare alla fase del transfer. Le domande guida sono un po' il filo rosso nella progettazione del learning episode, perché sono le domande che in qualche modo ci dobbiamo porre nel momento in cui progettiamo appunto l'episodio di apprendimento profondo e quindi ci guidano proprio nella cercare di capire come i nostri studenti realmente capiscano, come realmente raggiungano appunto il deeper learning e quindi le strategie che possiamo per esempio implementare per aiutarli in questo, a raggiungere questo obiettivo. Appunto questi sono i nostri progetti di ricercazione che abbiamo condotto a partire dalla raccomandazione del Consiglio, proprio perché questi due modelli che stiamo portando diciamo avanti parallelamente, il PTDL e l'HLD, e che tra l'altro troverete anche a Didacta, quindi colgo anche l'occasione per lanciarvi l'invito alla nostra fiera Didacta, ovviamente dal 20 al 22 maggio a Firenze, che è scritta dal basso, dove troverete appunto anche questi seminari su questi due modelli con gli esperti internazionali. E appunto abbiamo, questo è il progetto che stiamo appunto conducendo con questo campione di scuole, partendo da spunti internazionali e quindi la visita di studio che abbiamo fatto al Pentagogico dei Paesi Bassi, dove c'è questa scuola di eccellenza, che è una scuola bilingue, dove appunto il CLIL con questa particolare declinazione del modello PTDL viene appunto applicato da diverso tempo, dove insegna Kevin Schack, uno degli autori appunto del modello stesso. Noi abbiamo accompagnato queste scuole, ovviamente, vedete anche il Sergio Langeve, vedete Gisella, con una serie di webinar, quindi ovviamente durante la pandemia tutto a distanza, quindi la formazione fatta attraverso i webinar, attraverso i materiali, i video che appunto poi vi dicevo saranno anche disponibili nella nostra biblioteca dell'innovazione Indire. E questo è un esempio di Deep Learning Episode a cura di Daniela Cucurullo, che è una delle docenti del campione di scuole, vedete come le varie fasi possano poi, ovviamente, qui si parla di un esperimento di scienze, quindi siamo sulla scienza del STEM, possano intrecciare ovviamente le abilità cognitive, quindi lo riconoscerete anche ovviamente la tassonomia di Bloom. L'altro progetto, velocemente, ve lo accenno, non è specifico sul CLIL, ma ha a che fare con il plurilinguismo, il multilinguismo di cui appunto parlava Gisella, che è appunto una delle parole chiave della raccomandazione, si chiama Health Linguistic Diet. Appunto anche a Didacta troverete Dina, la nostra consulente, l'autrice, che è una lecturer presso l'University College London e verrà da noi in presenza appunto a Didacta a spiegarci tutto questo modello, che è un modello che punta proprio appunto alla dieta linguistica salutare, quindi il concetto è l'esposizione a stimoli linguistici multilinguistici, quindi bilinguismo ma anche oltre, sin da piccoli, in maniera costante e come un'abitudine durante ogni attività didattica, non solo le lezioni diciamo così di lingua 1, lingua 2, la lingua di scolarizzazione, ma come modalità, proprio come abitudine, appunto analogamente a una sana abitudine alimentare, un'abitudine linguistica proprio da adottare durante le pratiche didattiche quotidiane. Anche qui siamo partiti da una visita di studio a Dublino, in questo distretto 15, questa scuola ad alto flusso migratorio, dove c'è proprio questo bellissimo Linguistic School Landscape, dove c'è tutta questo continuo uso di immagini, di disegni con le parole in tutte le lingue parlate dalla. Ecco, abbiamo anche, leggo sì, alcuni docenti che saluto, che sono coinvolti direttamente
in questo progetto e che stanno veramente realizzando cose fantastiche, e colgo l'occasione per complimentarmi con loro, perché appunto prendendo ispirazione da queste, da questi spunti forniti a livello internazionale, stanno facendo veramente delle cose meravigliose, e abbiamo in mente di raccogliere tutto poi in una pubblicazione che ovviamente sarà condivisa sui nostri siti. Questa è la timeline, noi siamo appunto nella fase finale, che è quella della, appunto, della, diciamo, della sperimentazione, della raccolta della documentazione e quindi poi la pubblicazione per diffondere e disseminare i risultati. Concludo con alcuni suggerimenti bibliografici. Ecco, questo è in particolare un volume di cui siamo molto orgogliosi, con il professor Rangier, l'abbiamo diciamo in particolare con poi lo sforzo, diciamo, editoriale della professoressa Alba Graziano dell'Università della Tuscia, perché praticamente questo volume raccoglie proprio gli atti della conferenza, di una delle ultime conferenze che abbiamo tenuto online, in presenza appunto proprio a Viterbo, e quindi trovate i nomi, qui potete leggere i nomi dei vari autori che appunto erano presenti alla conferenza, che poi hanno appunto ci hanno regalato i loro contributi. Quindi questo volume è un volume ovviamente in inglese, Cambridge Scholar Publishing, con anche il mio pezzo con David Marsh, oltre a questi poi mi piaceva citare anche gli altri volumi che ho scritto su CLIL, CLIL Innovazione, Apprendimento CLIL, Interazione in Classe, Little Series abbiamo perso Gisella, ecco. Sì, allora, abbiamo perso l'ultimo secondo. No, non era per il tempo. Forse ho un problema qui di linea in ufficio. Comunque, ecco, bravo, abbiamo perso gli ultimi 30 secondi. Se hai detto la cosa più importante di tutte, l'abbiamo persa. Si chiese vuoi dire. No, assolutamente. Era solo, insomma, erano i titoli di questi volumi che volevo appunto citare: l'innovazione, apprendimento con l'interazione in classe. Forse avete perso il riferimento a Marina Screpanti, che appunto è coautrice con me del volume di The Citizen, CLIL e Agenda 2030 nella scuola primaria, e appunto dicevo che anche Marina è una twin ambassador, quindi è molto attiva in questo campo, e poi due quaderni della ricerca, il numero 42 con Daniela Cocorullo e il numero 18 con Gisella Rangier, che è gratuito. Il numero 18, il CLIL per una didattica innovativa, è uno dei primi progetti che abbiamo condotto al Ministero appunto sul CLIL digitale, e lo abbiamo appunto scritto con Gisella, questo lo potete scaricare gratuitamente online. Io con questo ho concluso, questa è la mia mail, e vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio soprattutto i colleghi per questa bellissima opportunità che mi ha fatto veramente felice di mettere il CLIL al centro di questo bellissimo webinar. Grazie Letizia, grazie, è sempre un piacere lavorare con te. Molto interessante, appunto, sì, Marina Schifanti tra l'altro è anche tra le partecipanti. Sì, lo so, lo quindi, ecco, perfetto. Benissimo, allora adesso passerei alla parte appunto della pratica, quindi vediamo un po' come sono state applicate tutta, diciamo, questa parte di CLIL in progetti e twinning. Abbiamo ben tre esperienze, cominciamo da Chiara Sabatini, che adesso lavora nella secondaria, ma qui ci porta di secondaria di secondo grado, ma adesso ci porta degli esempi della sua pregressa esperienza scolastica. A te. Chiara, ricordati di accendere il microfono, perfetto. Okay, buonasera a tutti, ora si sente? Sì, ora si sente benissimo. Perfetto, come già detto da Alexandra, io insegno lingua inglese e ho insegnato per circa 15 anni alla scuola secondaria di primo grado, e da quest'anno sono alla secondaria di secondo grado, ma il progetto che vado a presentarvi è stato svolto l'anno scorso con una classe, con una prima media, quindi ragazzi di 11 anni. Il tema principale era la conoscenza degli obiettivi dell'Agenda 2030, insomma una conoscenza chiaramente generale, e in particolare ci siamo concentrati sull'animale in via di estinzione e sulla promozione di un comportamento sostenibile. Siamo partiti da alcune domande proprio di conversazione anche, no? Quali sono gli animali in via di estinzione, conosci gli obiettivi dell'Agenda 2030,
Questo progetto è stato un progetto e-twinning, quindi c'è stata un'interazione costante durante tutto il progetto e non soltanto durante attività specifiche CLIL. No, io chiaramente questo video non ve lo faccio vedere, ma vi racconto che loro, tutti gli alunni di tutte le scuole partner, hanno visionato all'inizio questo video, in cui poi le slide saranno a disposizione, quindi basterà cliccarci sopra, il video parte. E una volta visionato il video, ai ragazzi è stato chiesto di presentarsi. È stata un po' una ice breaking activity, e quindi chi sei, dove vieni, quali sono le tue preoccupazioni per il futuro, cosa vorresti cambiare o migliorare nel nostro pianeta, no? Tenendo in considerazione gli obiettivi dell'Agenda 2030. E quali sono anche gli obiettivi di questa agenda e quali preferisci. Vedete qui un Padlet in cui gli alunni hanno condiviso le loro presentazioni, hanno fatto degli avatar, si sono presentati, e dentro questa presentazione non è stata solo una presentazione mi chiamo, ho tot anni, vivo a Terni, ma hanno aggiunto queste informazioni che poi ci sono servite per l'attività successiva. Un'altra domanda: noi abbiamo cercato di far interagire gli alunni tanto a livello sia scritto sia orale, proprio quindi questa interazione che è stata chiaramente molto online ma anche in classe, e quindi quali sono le attività no, che sostenibili che fai tu in prima persona. Vedete qui una borraccia, e quindi il discorso del non usare le bottigliette d'acqua ad esempio, ma così ce ne sono molte, e queste le hanno condivise all'interno del Twin Space. Chi lavora nei twinning sa che nelle pagine del Twin Space, che è una sorta di sito, di blog del progetto, i ragazzi hanno la possibilità di condividere messaggi in una bacheca. E questa attività l'abbiamo fatta in questa maniera. Finito questa prima parte introduttiva, i ragazzi sono stati suddivisi in gruppi, hanno scelto per ciascun gruppo un obiettivo e hanno creato delle brochure, dei volantini. Questo ha permesso loro di lavorare in gruppo, di quindi negoziare idee e di interagire all'interno del Twin Space, perché gli alunni delle altre scuole erano un po' più grandi. Avevamo una scuola spagnola, una polacca, una lituana, una francese, una turca e un'altra scuola italiana. I nostri erano un po' più piccoli, quindi gli alunni della mia classe hanno lavorato a questi volantini in classe, insomma tra di loro, ma gli altri hanno anche prodotto volantini in gruppi di nazionalità mista. Però tutti hanno condiviso questi volantini in un Padlet e hanno poi lasciato dei commenti, si sono scambiati dei commenti. Questo lavoro poi ha portato alla creazione di giochi online con le learning apps. Qui vedete anche qui, se insomma, quando avrete le slide a disposizione potrete cliccare sopra, e per ogni obiettivo ci sono dei giochi. Vedete, alcuni obiettivi i giochi non ce li hanno, perché alcuni obiettivi non sono stati scelti dagli alunni, probabilmente un po' troppo difficili o comunque non trattati nelle scuole partner. Però tutti gli alunni di tutte le scuole hanno creato questi giochi e di conseguenza poi tutti ci abbiamo giocato. Nella nostra scuola e anche nelle altre scuole sono stati anche stampati i volantini prodotti e insomma hanno fatto un po' di pubblicità, di promozione di questi obiettivi all'interno della scuola. Noi per esempio l'avevamo messo in corridoio, così non soltanto gli alunni della classe potevano vederle, ma anche gli alunni delle altre classi potevano soffermarsi portando la mattina pensata all'uscita. L'attività specifica CLIL che abbiamo fatto con questi alunni riguardava proprio gli animali in via di estinzione. Abbiamo creato con gli altri colleghi una sorta di attività di presentazione in Nearpod, e abbiamo presentato diciamo il contenuto che ci interessava far apprendere agli alunni attraverso
un articolo preso da un giornale che si chiama First News, che è un settimanale inglese per ragazzi inglesi, ma insomma noi gliel'abbiamo facilitato. Prima l'ispettrice Rangé, no, lo ribadiva, il discorso della essenzialità e della semplicità anche dei contenuti, ma prima di iniziare a leggere l'articolo abbiamo chiesto loro di fare un brainstorming, quindi vedete qui l'abbiamo utilizzato con un Hunter Garden, chiedendo loro qual è la prima cosa, qual è il primo animale che ti viene in mente se parliamo di animali in via di estinzione, e quindi vedete qua le loro risposte. In seguito, prima di iniziare a leggere l'articolo, abbiamo fornito sia una sorta di glossario, ogni scuola partner nella propria lingua, sia dei giochi tipo memory o parola definizione oppure parola immagine. Quindi no, questo per dare una sorta di impalcatura proprio prima che leggessero l'articolo, anche perché ribadisco che erano bambini, mi viene di chiamarli bambini perché erano anche molto piccoli questo gruppo, insomma comunque di prima media. Abbiamo letto l'articolo, ma lo abbiamo anche ascoltato, perché Nearpod permette anche di inserire l'audio all'interno della presentazione, e poi abbiamo anche visto un video che parlava sempre dello stesso argomento, tratto sempre da questo First News, che oltre ad essere un giornale cartaceo, perché può arrivare, insomma, se interessa si può fare un abbonamento cartaceo, ma si può fare anche un abbonamento online. E al termine di questa attività gli alunni hanno risposto un po' alla domanda what can we do, che cosa possiamo fare, e anche qui in una bacheca che è molto simile a un Padlet, sempre all'interno di Nearpod. Infine c'è stato un quiz, no, la comprensione del testo non fatta con domande a crocette o scelta multipla, ma un quiz online, e quindi insomma no, è quel momento ludico che ai ragazzi piace sempre. Andando avanti, non mi va più avanti, sembra che sia finita Alexandra, non so perché. Però avevo altre slide, forse posso... Scusami, non ti avanti? Sì, mi sei fermata qua, ma c'è un'altra parte, quindi forse presento il mio? Vai, allora sì, perché noi abbiamo fatto quella che c'era, forse ho caricato parzialmente io, non me ne sono accorta. Allora aspetta, forse... Vai, condividi. Sì. Aspettate solo un attimo che lo devo ritrovare, perché adesso non so dove sarà andato a finire. Eccolo qua, si vede? Sì, vediamo per ora il tuo schermo non con la presentazione, con il tuo desktop. Sì, la presentazione no? No? Ora sì, vai, perfetto. Ora sì, presentazione. Eri a 14 mi sembra. Sì, riprendo velocemente. Ok, ecco, eravamo arrivati, credo. Vai, sì. Agli alunni è stato comunque fornito anche il cartaceo, perché poi questa attività l'abbiamo utilizzata, sfruttata, se vogliamo, sia per per l'educazione civica, sia per il compito di realtà. Quindi, insomma, abbiamo cercato anche un po' di concentrarci, no? Di non disperdere le energie né nostre né dei ragazzi. E, una volta terminata questa attività, abbiamo chiesto a tutti gli alunni di tutte le scuole partner, abbiamo fatto alcune domande, che sono state delle domande guida per creare un breve video. Quindi quali sono gli animali in via d'estinzione nel mondo, perché sono in via d'estinzione, qual è il tuo preferito, eccetera. E nel fare questa domanda abbiamo fornito loro anche dei siti in cui potevano trovare delle risposte. Poi chiaramente erano liberi di andare a cercare anche informazioni in altri siti, no? Però abbiamo comunque fornito dei riferimenti. Il video che loro hanno creato lo hanno condiviso in una piattaforma che si chiama Flipgrid, che abbiamo poi di nuovo condiviso anche all'interno del Twin Space. Questo perché? Perché ci ha permesso di
comunque favorire un'interazione online sia scritta sia parlata, perché questa piattaforma permette anche di rispondere al video con un altro video. E questo l'hanno fatto sia in classe sia con gli alunni delle scuole partner. Io adesso non ve li faccio sentire, insomma, questi video, però veramente sono stati, per essere ragazzini di prima media, sono stati veramente bravi, perché hanno preso in considerazione un po' tutti gli aspetti che noi avevamo chiesto. Non si sono limitati a dire il mio animale preferito è il pinguino, il panda, la tigre, eccetera, no? Ma hanno cercato anche di spiegare le motivazioni, e quindi, insomma, per loro è stato un lavoro, diciamo, un po', non dico difficile, ma sicuramente più impegnativo rispetto a quello che sono abituati a fare durante una lezione di lingua. E ecco, dicevo prima dell'interazione online con i loro compagni europei, il forum, in eTwinning, i vari forum con varie discussioni, ma anche delle videoconferenze. Delle videoconferenze che ovviamente sono state gravissime, e anche fonte di imbarazzo, di vergogna, perché chiaramente non sono abituati a parlare, no, a farsi vedere. Però questo ritengo sempre che sia un enorme valore aggiunto che ci offre la collaborazione con scuole europee attraverso i twinning, cioè quello di parlare, di condividere quello che si fa con persone vere, dico io, non perché noi insegnanti non siamo veri, però chiaramente condividere il proprio lavoro con pari e scambiarsi delle idee, anche semplicemente chiedersi qual è il tuo animale preferito, li mette in situazione, li mette in una situazione reale. Lì il video è stato valutato, adesso io qui non mi metto a leggere gli indicatori, però insomma il video è stato valutato. Io non ho valutato, e anche gli altri colleghi nelle loro scuole non hanno valutato tutte le attività che abbiamo chiesto di fare, anche perché questo a nostro avviso avrebbe un po' no, inibito la loro anche voglia di fare le attività, di rispondersi nei forum, quindi abbiamo anche lasciato prati con errori, lavori con errori, per far sì che fossero invogliati a comunicare. Il video però l'abbiamo valutato e questo allora era stato detto, quindi la cura nel video probabilmente no, è dovuta anche al fatto che loro sapevano che sarebbero stati valutati. Qual è stata la risposta degli alunni? È stata una risposta assolutamente positiva, perché tutti si sono impegnati e tutti hanno fatto quello che hanno potuto fare, quindi dal ragazzo che avrebbe comunque avuto il massimo dei voti perché già bravo in partenza, ma anche al ragazzo, no, agli alunni con difficoltà, tutti si sono messi in gioco, sia perché questo stesso argomento è stato trattato anche durante le ore di scienze, sia nella nostra scuola sia nelle altre scuole, sia perché chiaramente l'interazione con gli altri è sempre un grosso stimolo, qualsiasi cosa noi proponiamo. Io qui ho messo delle immagini di giochi creati da loro, e qui si vede il ciuffetto di un alunno che sta a casa, perché parte di questo progetto è stato fatto anche in periodi di DAD, perché l'anno scorso abbiamo avuto anche periodi in cui questa classe almeno è stata a casa insomma, per diversi giorni. Sempre come risposta degli studenti, oltre ai giochi, ho messo questo screenshot del Twin Space, in cui vedete una sorta di gioco dell'oca che abbiamo giocato un pomeriggio, quindi i ragazzi sono stati disponibili a collegarsi in eTwinning di pomeriggio e a giocare, e questo è stato un momento bellissimo in cui abbiamo condiviso veramente, ma prima l'ispettrice Langelo lo ricordava, l'interazione online è importante perché si comunica, ma si comunicano pensieri e si comunicano emozioni, no? Quindi la lingua come veicolo di comunicazione anche di emozioni. Si sono divertiti tantissimo perché hanno giocato in gruppi di nazionalità mista, quindi tra di loro hanno anche un po', no, cercato, si suggerivano, subito si sono dati i numeri su WhatsApp, quindi insomma
Alcune competenze ce l'hanno, come sappiamo bene, veramente sviluppate, anche se sono ragazzi molto, molto giovani. E ecco, io l'ultima cosa che vi dico, sempre no, prendendo spunto da quello che ci dicevano prima sia l'Edizia sia l'ispettrice Rangé, CLIL all'interno di Twinning. È davvero, cioè, i Twinning ci dà davvero. No, una marcia in più perché ci permette di connect, share and inspire. Quindi siamo in collegamento, condividiamo e prendiamo ispirazione noi dai docenti delle altre scuole, ma anche gli alunni tra alunni stessi, perché è comunque uno scambio reale. E io mi fermo qui, poi magari se ci sarà più tempo in seguito possiamo tornare indietro. Spero di essere rimasta nei tempi. Grazie Chiara, grazie. Grazie mille. Sì, siamo un po' in ritardo con i tempi, ma alla fine ci siamo, diciamo. Grazie mille, molto interessante. Allora io passo, è chiaramente molto interessante vedere subito l'applicazione pratica di quello che abbiamo visto prima. Passerei subito la parola a Cinzia Magia. La tua presentazione è già lì, ci puoi andare sopra. Se ci vai col mouse, dovresti vedere in cima, sotto, perfetto. Se la muovi da lì, vediamo. Non hai il microfono acceso. Ok, mi sentite ora? Perfetto, sì. Buonasera a tutti, io sono Cinzia Masia, fare soltanto il mio nome perché, come sempre, ho tagliato. Perdonami Cinzia, una cosa solo. Chiara Sabatini, se puoi spegnere, perfetto, così almeno non c'è. Grazie. Allora, io vi parlerò in particolar modo come utilizzare la piattaforma per un percorso CLIL, per l'attivazione di un percorso CLIL. Infatti la domanda appunto che, cioè ciò che è stato consigliato, suggerito da chi mi ha preceduto è proprio l'utilizzo di questa piattaforma. E quindi spesso ci si chiede, ma è possibile attivare un percorso CLIL utilizzando la piattaforma e Twinning? La risposta nasce appunto spontanea, nel senso che la piattaforma CLIL ci offre un luogo di apprendimento, seppur virtuale, nel fatto che veniamo a contatto, ci confrontiamo, collaboriamo con partner virtuali. Ci offre appunto questo apprendimento, questo contesto di apprendimento che è senz'altro coinvolgente, motivante, stimolante per i ragazzi e per i bambini, perché parliamo appunto di bambini dalla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Ma è anche un luogo di apprendimento autentico e significativo, perché noi non soltanto coinvolgiamo con attività i nostri alunni in classe, però chiediamo loro appunto di confrontarsi, di collaborare, di realizzare anche dei prodotti collaborativi finali con partner di altre scuole straniere. E ciò appunto gli stimola notevolmente a interagire, ad impegnarsi, a realizzare appunto dei compiti e a portare a termine delle attività in classe per potersi poi confrontarsi con pari. E quindi si viene a creare un ambiente di apprendimento che è senz'altro autentico, che non è limitato a quello che è il contesto aula, a quello che è il compito che viene proposto appunto in classe con l'utilizzo del quaderno e del libro di testo, ma è senz'altro molto coinvolgente e significativo. Quindi vediamo la mia esperienza che ho portato avanti anche io quando insegnavo nella scuola secondaria di primo grado con una classe seconda. Il progetto era un progetto col titolo MG Escher, Arte e Geometria in Gioco, perché era un progetto nato dall'idea di un gruppo di colleghe italiane, alcune delle quali sono delle ambasciatrici di Twinning, che hanno avuto appunto l'idea di utilizzare la geometria, di far apprendere quelli che sono appunto concetti relativi appunto alla geometria attraverso giochi, disegni, riflessioni, prendendo spunto dal lavoro di Escher.
mediatore appunto di motivi geometrici che sappiamo intersecandosi questi creano o formano delle immagini molto affascinanti. Quindi prendendo spunto da alcuni disegni di Escher abbiamo quindi introdotto questo percorso PIL che è stato pianificato all'interno dei consigli di classe per quanto riguarda appunto le colleghe che insegnavano e insegnano nella scuola secondaria di primo, classe, di primo grado, però tengo a precisare che questo progetto è stato sviluppato anche in verticale, cioè sono stati anche coinvolti i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola appunto primaria. Quindi abbiamo proposto delle attività in classe e così anche in piattaforma adeguate a quella che era l'età dei bambini. Allora, per parlarvi appunto come è stato sviluppato questo percorso PIL utilizzando la piattaforma eTwinning, mi rifaccio, mi sono rifatta alle 4C di Docquil, di cui già Letizia appunto vi ha accennato, e di come queste 4C vengono sviluppate in maniera appunto continua attraverso l'utilizzo degli strumenti che sono disponibili in piattaforma. Quindi si lavora sul contenuto, ma il contenuto viene anche sviluppato grazie all'implementazione di abilità comunicative, linguistico-comunicative, ma anche di abilità appunto cognitive. Si interseca in maniera appunto molto stretta anche quello che è l'aspetto culturale. Quindi abbiamo i 4C appunto di Docquil che ben si sposano con gli strumenti della piattaforma eTwinning. E adesso vediamo come. Content, quindi contenuto. Noi in piattaforma, al momento appunto che creiamo il nostro profilo, dobbiamo anche indicare, individuare alcuni contenuti disciplinari che insegniamo oppure contenuti disciplinari che siamo interessati, che vorremmo appunto sviluppare in possibili attività o percorsi di training. Quindi questo è molto importante da definire sin dall'inizio, dal momento appunto in cui ci iscriviamo in piattaforma, perché questi appunto suggeriscono eventuali partner quelli che sono i nostri interessi o quelle che sono le discipline che noi insegniamo. Un altro spazio in cui noi parliamo appunto di contenuti è praticamente la ricerca partner. Per chi appunto conosce la piattaforma eTwinning o per chi è nuovo, c'è appunto uno spazio che ci consente di poter cercare, trovare dei partner, possibili appunto partner di un progetto eTwinning, in questo spazio, a seconda appunto dell'età dei bambini, noi possiamo trovare diverse idee progettuali che vengono proposte da potenziali partner oppure che noi stessi, in base a quelle che sono le nostre idee, la nostra creatività, possiamo appunto proporre. E sono appunto idee progettuali che si basano appunto su contenuti specifici. Per quanto riguarda il progetto appunto che il percorso che avevo sviluppato quando appunto insegnavo nella scuola secondaria di primo grado, sono state appunto diverse le discipline interessate, infatti si tratta appunto di un progetto pluridisciplinare, quindi geometria, tecnologia, arte, lingua inglese, informatica, educazione fisica. Però per un percorso PIL progettare, programmare, coinvolgendo tutte queste discipline viene un po' male, nel senso che è piuttosto complicato, soprattutto se si riferisce a questo grado appunto di scuola specifico, quindi a scuola secondaria di primo grado, dove sappiamo che ci sono soltanto i consigli di classe una volta al mese e quindi ci sono meno occasioni per potersi incontrare. Pur essendo appunto un progetto che dava l'opportunità di fare interagire più discipline, abbiamo lavorato seguendo appunto diversi punti, diversi momenti.
Il percorso qui nello specifico è stato però svolto insieme al collega di arte e alla collega appunto di matematica. Abbiamo focalizzato poi l'attenzione, trattandosi anche di bambini di classe seconda, soltanto su due discipline non linguistiche. Infatti, con la collega di matematica ho lavorato in co-docenza, abbiamo appunto diviso i ruoli e praticamente abbiamo deciso insieme quali parti doveva insegnare lei in lingua italiana e quali invece io in lingua inglese. Naturalmente fornendo il mio supporto linguistico, perché purtroppo sia la collega di matematica che il collega di arte non avevano appunto delle competenze linguistiche adeguate per poter sviluppare il percorso da soli. Quindi io ho lavorato appunto come co-docente. Però il grosso del lavoro è stato fatto in classe con la collega di matematica e diciamo poi si hanno avuto dei notevoli riscontri quando poi abbiamo lavorato insieme al collega di arte, in quanto ci siamo resi conto che soprattutto nei lavori di gruppo i bambini, i ragazzi utilizzavano per poter comunicare tra di loro la lingua inglese. La lingua inglese, anche con semplici frasi, però comunicavano in lingua inglese, quindi per noi è stata quella una grande soddisfazione. Quindi dal lavoro in classe, dal lavoro realizzato soprattutto in piccoli gruppi, si è passato poi all'utilizzo appunto della piattaforma e quindi all'utilizzo degli spazi del tool di user. Per quanto riguarda l'altra C suggerita appunto indicata da Paul Coil, communication, quindi comunicazione, anche qua nel Green Space noi possiamo indicare, scegliere le lingue con le quali vogliamo comunicare e far comunicare gli studenti. Non necessariamente bisogna appunto attuare il percorso. Anche il percorso qui in lingua inglese, come ha suggerito l'ispettrice Langer, possiamo proporre dei percorsi PIL in altre lingue, come la lingua francese, il tedesco oppure lo spagnolo. Quello che è molto importante è offrire ai nostri ragazzi e ai nostri alunni l'opportunità di comunicare, l'opportunità di sviluppare appunto abilità linguistico-comunicative. Quindi è molto importante iscrivere i nostri alunni, associarli appunto come membri del progetto, invitandoli, assegnando loro un username ed una password, in modo che loro, anche in maniera autonoma, possano poi utilizzare lo spazio appunto del progetto e quindi interagire anche acquisendo una certa autonomia. E poi anche perché devo ammettere che dopo un po' i primi tentativi loro agiscono in maniera autonoma, accedono al Team Space proprio perché c'è una molla, come una molla, appunto, una motivazione maggiore a scoprire cosa è stato condiviso, cosa hanno realizzato i compagni appunto partner. La comunicazione avviene sia per iscritto che a livello appunto orale. Per iscritto perché ci sono appunto le pagine del progetto dove praticamente vengono indicati dei compiti da realizzare, vengono condivise delle lavagne come ad esempio i Padlet e vengono realizzati praticamente offerti degli spazi in cui loro possono caricare e condividere i materiali che hanno realizzato all'interno del gruppo specifico in classe oppure quelli che vengono realizzati invece attraverso la collaborazione nei gruppi misti internazionali. Inoltre, oltre che questi prodotti possono essere di vario tipo, come ha fatto vedere poc'anzi Chiara, possono essere dei file, ma possono essere anche dei prodotti multimediali realizzati appunto attraverso l'uso di app, come in questo caso specifico StoryJumper per la realizzazione di un ebook. Però anche si possono utilizzare altre app come Learning App,
e tante altre che consentono proprio di sviluppare anche quelle che sono le competenze, le abilità e quindi acquisire competenze digitali. Per quanto riguarda sempre la comunicazione, i bambini, i ragazzi hanno avuto modo di poter interagire in maniera sincrona e asincrona, utilizzando il forum, quindi in maniera sincrona, per poter comunicare a seconda appunto del compito proposto loro, oppure anche ci sono stati creati dei fili, dei thread, in cui loro dovevano proprio esprimere la loro opinione e il loro parere sull'attività svolta. Anche qua abbiamo lasciato ampio spazio ai ragazzi. Spazio, l'errore non è stato appunto corretto, e in genere ad esempio io faccio lavorare in coppia e faccio controllare da un compagno o da una compagna, faccio rileggere i messaggi e vedere eventualmente se ci sono degli errori, in modo che imparino a autovalutarsi e a valutarsi uno con l'altro, quindi your evaluation. Per quanto riguarda altri tipi di comunicazione, è stata utilizzata la chat, questa soprattutto in maniera asincrona, e poi ci sono i live event, quindi le videoconferenze, le video meeting, che sono quelle che coinvolgono tantissimo i ragazzi. Come ha detto appunto Chiara, all'inizio c'è sempre un po' di timore, paura dell'errore, paura di parlare e di sbagliare, e invece poi una volta che si abituano, a loro piace tantissimo e devo dire che fanno gara a comunicare. Noi l'abbiamo utilizzata in diversi momenti del progetto, sia per potersi confrontare, ad esempio quando durante il carnevale avevano creato delle maschere, seguendo appunto alcuni modelli proposti da Escher, e loro appunto avevano presentato le loro maschere, le avevano descritte. Logicamente c'era a monte tutto un lavoro fatto sempre in collaborazione con i colleghi di discipline non linguistiche, quindi col collega di arte, e quindi una preparazione e un lavoro specifico sulla preparazione appunto di queste maschere. Le videoconferenze sono state utilizzate anche per confrontarsi su altri prodotti che avevano realizzato i ragazzi, ma anche per fare delle semplici interviste. L'aspetto importante appunto, che secondo me è il nocciolo del percorso PIND, è cognition, quindi lo sviluppo di quelle che sono le abilità cognitive. E senz'altro durante il percorso PIL sviluppato in classe e poi in collaborazione con altre scuole partners straniere, queste vengono notevolmente appunto sviluppate, perché come vi ho accennato prima ci sono lavori che vengono realizzati in classe, soprattutto attraverso attività di gruppo, quindi c'è un confronto, una ricerca, una selezione di materiali, vengono fatti appunto dei collegamenti, vengono prodotti dei prodotti finali, scusate il gioco di parole, e poi vengono condivisi in piattaforma. Oppure allo stesso tempo il fatto che i ragazzi vengono coinvolti in attività di gruppo internazionali, loro hanno l'opportunità di confrontarsi, quindi sempre di analizzare, selezionare, collegarsi, classificare e sviluppare, mettere in atto sempre quelle che sono le abilità cognitive. Un altro aspetto che, come ho detto all'inizio, si interseca con le precedenti C è l'aspetto appunto culturale. La piattaforma eTwinning consente, e così tutti gli strumenti che si hanno a disposizione di FreeSpace, di mettere in atto appunto di sviluppare questa AC, perché non soltanto hanno occasione di collaborare, quindi di confrontarsi con studenti, con compagni di altre nazionalità, quindi con esperienze culturali e sociali diverse dalle proprie,
però hanno il modo anche di scambiare anche i semplici cartoncini. Loro li avevano organizzati per le diverse festività, sempre seguendo quello che era il motivo di Escher, e quindi delle figure geometriche, delle immagini appunto fantastiche, di confrontarsi, di vedere appunto come queste venivano percepite, come venivano elaborate e prodotte appunto da compagni di altre scuole. E poi c'è anche il confronto, in genere viene chiesto appunto di raccontare, di descrivere la loro giornata, ad esempio scolastica, il loro sistema scolastico, e quindi il confronto con la propria appunto realtà scolastica e quella invece di compagni di altri paesi. Questo è tutto per quanto riguarda questo percorso, e l'utilizzo appunto degli strumenti che il SPACE mette a disposizione per un percorso, in questo caso appunto specifico, un percorso PIL. Abbiamo ottenuto il Polifidevol nazionale e purtroppo non quello europeo, perché il progetto era stato fondato da due colleghe italiane. E quindi ricordatevi che è molto importante al momento di fondare il progetto, di fondarlo appunto in collaborazione e con la collaborazione di un partner straniero, altrimenti poi non si può appunto concorrere all'inserimento del quality level europeo. Io ho finito con la mia presentazione e chiudo con la citazione. Grazie Cinzia. Ok, l'ultima, I have no special talent, I am only passionately curious, quindi vi consiglio di seguire quella che è la vostra curiosità e di provare e di sperimentare. Questo è tutto. Bella citazione, assolutamente, la passione è importante, soprattutto nei twinning. Grazie Cinzia, perfetto. Allora passiamo adesso la parola a Vincenzo Leone, che invece presenterà alcuni esempi del secondario di secondo grado. Prego Vincenzo. Vincenzo, in ultima in su c'è la tua presentazione a destra. E ricordati anche l'audio. Perfetto. Ok, adesso mi sentite? Sì. Perfetto. Perfetto, ok. Allora, buonasera a tutti. È stata un pomeriggio interessante. Dalle linee teoriche qui, e mi piace l'idea insomma di chiudere questo pomeriggio dandovi le opzioni attraverso la mia esperienza personale, cioè un modello unico, come diceva l'ispettrice Lange, il CLIL è un umbrella term che è sotto il quale abbiamo vari tipi di CLIL. Direi che anche il CLIL in twinning è come dire un ombrello sotto il quale possiamo trovare vari modelli. Però quello che mi piace sottolineare è che in generale comunque in tutti devono esserci quei requisiti di qualità che tanto sono cari ad OPOIL, nelle famose 4C, che poi ecco, il modello è stato ampliato e come anche ci ha spiegato Letizia si è passati a un livello più di profondità, però resta forte l'idea che quando, questa è una cosa che Ducoil mi ha insegnato direttamente, ecco, quando noi ci troviamo davanti a una progettazione CLIL è importante avere quella fase di analisi, quindi capire, comprendere il contesto, comprendere anche le fasi, la progettazione, poi la parte pratica e non ci dimentichiamo il review, quella fase anche di previsione in una forma ciclica. Ecco, in tutto questo ho pensato che nel nostro modello in e-twinning è importante il contesto, il famoso contesto che poi COIL aggiunse successivamente al primo modello delle 4C facendo diventare delle 5C, per noi il contesto è e-twinning, la nostra bolla è e-twinning, e ho aggiunto anche technology perché
è veramente pressoché impossibile pensare a un progetto CLIL nel twinning senza la tecnologia. Già la stessa piattaforma è tecnologia. Ok, quindi i progetti che vi voglio mostrare sono tre. Il primo, Science Timeline, è un progetto più di carattere scientifico. Il secondo, Light Camera Action, invece va sull'area umanistica. E il terzo, invece, è una rete di progetti CLIL, la rete Innovative Skills Net. Io insegno in una scuola secondaria di secondo grado, un liceo, e questi sono tutti i progetti che sono stati svolti all'interno appunto di questo liceo scientifico delle scienze applicate. Partiamo dal primo, Science Timeline. Questo progetto è stato realizzato in partenariato con una scuola spagnola. È importante dire che all'inizio in realtà eravamo più partner, alla fine i partner che hanno realmente sviluppato il progetto eravamo siamo rimasti appunto noi e i colleghi Barchi. È importante dire che in eTwinning, prima di qualunque tipo di progetto, che sia CLIL o non sia CLIL, come già anche posto dalle colleghe che mi hanno preceduto, è fondamentale la conoscenza, proprio perché non siamo fisicamente assieme, è importante che ci sia anche a distanza questo momento iniziale di presentazione, non solo del singolo studente, ma anche proprio come scuola, quindi attraverso, nel nostro caso, i ragazzi usando gli strumenti che volevano, dalle presentazioni, video, Padlet e così via, hanno comunque lasciato un loro messaggio di presentazione agli altri compagni e allo stesso tempo abbiamo anche presentato la scuola. Altra cosa importante che per noi è stata direi fondamentale dal punto di vista culturale, ha aggiunto qualcosa dal punto di vista culturale, è stata la creazione del logo. Perché? Nel momento della creazione del logo abbiamo fatto un contest, ok, ha vinto il logo realizzato dai miei studenti, ma è venuta meno una scuola partner, quindi abbiamo tolto la bandiera di questa scuola e invece la scuola Barca ci ha chiesto di mettere la loro bandiera, di aggiungere alla bandiera spagnola. In un primo momento i miei studenti non hanno compreso questa cosa, quindi lì si è aperta proprio una discussione di carattere storico che, come dire, usciva da quella che era in realtà la ragione del nostro progetto. E quindi in una videoconferenza i compagni spagnoli hanno spiegato il valore che aveva per loro e così via. Quindi questa cosa fino alla fine, fino al momento in cui poi siamo arrivati alla disseminazione, siamo andati in giro a parlare del progetto con gli studenti anche in università, loro hanno continuato sempre a sottolineare quanto era stato per loro importante scoprire questa cosa, che per loro non esisteva proprio. Quindi in qualche modo l'apertura era andata ben oltre quello che era il nostro progetto di partenza. Quindi in questa prima fase di conoscenza e creazione del logo possiamo dire che abbiamo lavorato sul contesto, sulla comunicazione, è stato un elemento fondamentale, l'aspetto culturale e ovviamente l'uso delle tecnologie. Dopodiché siamo passati invece nel vivo del progetto. Il progetto era la creazione di una Science Timeline. Io dalla mia parte non avevo un docente di materia, ma la mia collega spagnola, lei è una collega di scienze, quindi in realtà il nostro team era già un team internazionale, perché abbiamo veramente lavorato insieme come se fossimo in due classi una accanto all'altra, e lei dava il contributo più scientifico e magari io dalla mia quello più linguistico, ma i nostri studenti sin da subito li abbiamo divisi in gruppi misti, quindi anche la timeline è stata divisa come vedete qui e quindi abbiamo creato gruppi misti che si sono dedicati a un pezzetto della timeline, ma l'elemento fondamentale è stato realizzare insieme
Vincenza, il tuo, sei andata via un attimo, forse prova a spengere la webcam, sì, che magari porta via un po' di banda. Ti ringrazio. Adesso come va? Mi sentite? Mi sentite bene? Sì, sì, ogni tanto ti perdiamo, quindi così okay, andiamo più sicuri, vai. Ok, allora, quindi una volta che abbiamo diviso la nostra timeline in pezzetti, ogni pezzetto è stato affidato a un gruppo misto. In questa fase, a livello di come dire, analisi della struttura CLIL, chiaramente il contenuto è entrato sostituendo un po' il contesto su cui avevamo di più lavorato nella prima fase. Nella fase successiva, quindi creati questi gruppi, ogni gruppo ha lavorato in maniera, direi, asincrona rispetto alle ore di lezione, perché lavoravano anche nel pomeriggio, ma in maniera anche sincrona tra di loro. Gli strumenti che sono stati utilizzati sono stati Estropedia per la timeline e Maze per la creazione delle presentazioni. Ho messo qui degli screenshot di tutto quello che sta ovviamente dentro il nostro TeamSpace di questo progetto. Per cui poi alla fine ogni progetto, ogni presentazione realizzata con Maze è stata condivisa durante una videoconferenza in cui tutti i gruppi misti hanno presentato il loro lavoro. Molto interessante perché, ribadisco ancora, eravamo un'unica classe, non eravamo due classi che si confrontano, ma un'unica classe. Ok, passiamo al secondo progetto. Il secondo progetto che vi presento, Live Camera Action, invece, come dicevo, è più di area umanistica. Questo progetto, che tra l'altro è stato l'apripista di un progetto Erasmus, nel senso che dopo aver realizzato questo progetto ci siamo talmente trovati bene che abbiamo deciso di fare un Erasmus. Erasmus che tra l'altro si è concluso proprio durante purtroppo il periodo della pandemia, quindi abbiamo iniziato in presenza e poi continuato a distanza. La cosa bella di questo progetto è stata confrontarsi con gli altri partner. Avevamo la Grecia, la Turchia, successivamente anche la Danimarca, è stato, dicevo, la cosa bella di questo progetto è stato il confronto, e poi vedremo alla fine le differenze, no, tra questi tre tipi di progetti. Quindi in una fase iniziale, come appunto in tutti i progetti iTwinning, abbiamo fatto conoscenza, si è molto lavorato sul contesto, si è molto lavorato anche sulle materie di carattere umanistico che potevano essere la fonte per la realizzazione del nostro piccolo video, perché in realtà il fine di questo progetto era creare un video partendo dalla letteratura o dalla storia, insomma libertà poi di ogni scuola partecipante scegliere quale argomento utilizzare. Nel nostro caso noi lavoravamo in quel periodo, era una classe quarta, lavoravamo sulla letteratura anche americana e avevamo lavorato sulla dichiarazione di indipendenza, e quindi i ragazzi hanno voluto creare qualcosa legato all'argomento. Devo dire che, sottolineo, i miei studenti sono grandi, ho fatto proprio il ruolo dell'insegnante che sta di lato, che interviene solo quando è necessario, lasciando a loro molta libertà. Quindi, partendo dalla dichiarazione, hanno deciso loro il soggetto, hanno scritto un cortometraggio, man mano nelle varie fasi c'era sempre il confronto con i nostri partner che contemporaneamente scrivevano però un altro prodotto, perché alla fine dovevamo arrivare a un festival in cui tutti questi cortometraggi sarebbero stati presentati. Quindi andiamo avanti. Ecco, hanno realizzato loro il cortometraggio, scusate, è stato un lavoro, direi, veramente molto interessante, perché siamo usciti anche dallo spazio fisico della scuola. Quindi una parte l'abbiamo realizzata a scuola e una parte invece è stata realizzata nella chiesa, negli spazi della chiesa, che in qualche modo avevamo visto potevano somigliare
riportarci ai tempi della dichiarazione. E quindi c'è stato veramente un intenso lavoro anche per la creazione di questo video. Questo è stato il risultato e il video è andato, ha partecipato a questo festival creato, ripeto, solo dalle scuole partecipanti, non era un festival, tra virgolette, aperto ad altri, però è stato veramente importante perché abbiamo sì da una parte lavorato sul CLIL, ma dall'altra, cioè nel senso come scuola, ma dall'altra ci siamo passo passo confrontati su quelli che erano gli sviluppi delle diverse scuole, quindi qua abbiamo avuto più lavoro di confronto. L'ultima proposta è quella della rete Innovating CLILnet, creata qualche anno fa a livello di provincia di Milano tra diverse scuole. E dopo una formazione iniziale che abbiamo rivolto ai docenti che partecipavano a questa rete, le singole scuole hanno scelto di sviluppare progetti CLIL su quello che secondo loro era più interessante. Quindi eTwinning in questo caso ci è servito, eravamo a livello nazionale, ma ci è servito sia per come dire, come spazio anche per svolgere la formazione dei docenti, ma ci è servito anche come spazio di condivisione dei lavori e delle attività che venivano realizzati. In questo terzo caso è stato molto forte per esempio il lavoro di Peer Education, no? Perché i nostri studenti sono diventati professori di studenti delle classi più basse, quindi loro erano una classe quarta e hanno fatto lezione, hanno preparato proprio le lezioni, tutto chiaramente anche utilizzando quella piattaforma, cioè abbiamo fatto iscrivere, quindi il progetto restava in qualche modo anche interno alla scuola, abbiamo fatto iscrivere sia la classe di livello più alto sia quella delle classi di livello più basso e c'era una comunicazione che avveniva sia a livello di piattaforma, ma anche, come vedete qua c'è piccolo video, anche a livello di contatto reale nei laboratori dove è stato poi sviluppato il progetto per quello che riguardava la nostra scuola. Ovviamente era una rete e quindi ognuno partecipava con un progetto non necessariamente di carattere scientifico, ma l'idea era quella di spingere le scuole a sviluppare e a condividere le attività. Quindi in questo caso abbiamo avuto una funzione diversa. Abbiamo avuto anche un valutatore esterno del nostro progetto, abbiamo chiesto alla collega Amaya Spagnola di essere il nostro osservatore, perché comunque era importante avere un occhio esterno, e quindi anche lì abbiamo utilizzato eTwinning per questo lavoro. Ho sintetizzato qui in una tabella queste tre modalità, quali sono stati i punti di forza e quali di questi elementi CLIL hanno agito più o meno. Sicuramente per il primo progetto la collaborazione internazionale è stato il punto di forza principale. Per il secondo progetto l'originalità e la reinterpretazione dei contenuti studiati e per il terzo il confronto e la peer education, no? Il contenuto è stato, come dire, trasversale per tutti i progetti, la comunicazione pure, ma già per esempio a livello cognitivo devo dire che nel primo progetto era un progetto più semplice dal punto di vista del CLIL, mentre il secondo e il terzo erano dal punto di vista invece cognitivo, richiedevano uno sforzo superiore. A livello culturale i due progetti internazionali sicuramente hanno avuto un'ampiezza maggiore, mentre a livello di contesto ancora ecco, quelli internazionali sicuramente ci hanno permesso di creare una rete europea molto forte che continua ancora. Le tecnologie direi che condivise in tutti, ma forse su quello Live Camera Action di più, ma non ecco, le tecnologie in quanto la piattaforma o le app e così via, ma le tecnologie riferito anche alla camera, al montaggio, ecco, era senza quelle tecnologie non ci sarebbe stato proprio il progetto.
Breve conclusione, quindi, che cosa ci portiamo di questa progettazione, cosa ci portiamo a casa? L'introduzione di nuovi saperi come contenuto, il superamento della dimensione autoreferenziale, l'aspetto culturale, lo spazio di azione creato dentro la piattaforma, il contesto, le relazioni, quindi in questo caso la comunicazione, l'aspetto cognitivo che ovviamente non vado a indagare, ma vi dico che sicuramente in una progettazione di questo tipo abbiamo lavorato soprattutto sull'higher order thinking skills, e le tecnologie appunto come supporto all'apprendimento, e tengo a sottolineare che le tecnologie devono sempre restare un supporto e mai diventare centrali, e sicuramente l'inclusione, perché questo modo di lavorare stimola tantissimo l'apprendimento tra pari. Grazie. Grazie mille, grazie Vincenza anche per aver riassunto così bene, vi ho fatto correre un po', ma alla fine le esperienze erano tante ed erano tutte veramente molto interessanti, e quindi abbiamo pensato anche di sforare un po' dalla solita ora e mezza pur di far vedere più presentazioni. Il fatto che siano interessanti è dimostrato dal fatto che siamo ancora più di 100 in linea. Per quanto riguarda le domande, non ce ne sono tantissime, non so se qualcuno di voi, mi sembra chiara, abbia già cominciato a scrivere. C'era una domanda, forse Letizia, non so se tu hai guardato il Google Doc. La formazione CLIL della scuola secondaria è prevista solo per i docenti di discipline non linguistiche, vero? Puoi rispondere tu a questa? Sì, allora, se l'avevo vista, diciamo che non vorrei anticipare troppo, anche perché questa normativa è appunto in fieri, come vi ha accennato Gisella. Praticamente al momento la formazione, diciamo la formazione CLIL, il bollino, come dire, CLIL, è, per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, ovviamente è riservato ai docenti. Si sei bloccata anche tu, non so oggi se ci deve essere qualche tempesta da qualche parte. Sì, è saltata la linea. In ufficio oggi ho qualche problema. Ecco, dicevo appunto, per il momento la normativa è questa per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, cioè corso metodologico 20 CFU, lingua a livello B2 tendente poi alla pianeta C1 e docenti, riservati ai docenti DNL, docenti di discipline non linguistiche. Però appunto la normativa è in evoluzione in senso, diciamo così, più inclusivo, infatti vi ha accennato Gisella al corso di 20 CFU anche per i docenti della scuola secondaria di primo grado e primaria. Diciamo, non voglio dare troppe anticipazioni, a breve insomma dovrebbe essere appunto anche pubblicata la nuova normativa, però insomma per il momento la normativa, diciamo il corso canonico, è, anche se in questo periodo sono comunque fermi, diciamo che forse intorno al 2018, così è stata l'ultima edizione dei corsi CLIL del Ministero dell'Istruzione, quindi al momento si è un attimo in stand-by proprio in attesa di questa nuova normativa, e ovviamente però l'invito che fa anche il Ministero è quello di essere più inclusivi possibili, cioè i docenti assolutamente anche di lingua, a parte come dire i corsi canonici, diciamo che appunto al momento non ci sono, ma anche i docenti di lingue essere, diciamo, coinvolti, essere quindi anche partecipare a iniziative di formazione, ecco, come questa o altre, come dire, insomma, codificate, non istituzionalizzate. Però ovviamente insomma appena sarà pubblicata la normativa, magari faremo un altro webinar, Alessandra, così da tutti. Perfetto, certo, grazie. Vediamo, c'era anche una domanda sul CLIL all'infanzia. Ora, all'infanzia il CLIL corrisponde quasi all'insegnamento della lingua, alla fine non ci sono proprio contenuti di materie, forse, non so se vuoi rispondere. Sì, diciamo riferita comunque a quelle che sono le attività che si svolgono, no, ovviamente nell'insegnamento della lingua, che possono poi andare a
toccare anche tematiche che sono quelle vicine al vissuto del bambino. Ovviamente qui ecco, leggo lo spunto dell'educazione civica come CLIL, assolutamente, diciamo che i percorsi di civics, insomma di educazione civica in inglese, quindi in inglese o anche in altre discipline, in inglese ovviamente poi in altre lingue, l'inglese perché è la prima lingua, sappiamo insomma dalla primaria alla secondaria, secondo grado, la prima lingua straniera insegnata ovunque, ma sicuramente dei percorsi di educazione civica e appunto a questo proposito rilancio, visto appunto che c'è anche Marina, il volume che abbiamo scritto proprio su CLIL Agenda 2030 nella scuola primaria, le giustizie, praticamente lì proprio ci sono degli esempi che fa Marina nello specifico proprio di percorsi anche nella scuola primaria, questi sono percorsi appunto specifici per la scuola primaria, ma attività che proprio vanno a coniugare l'uso della lingua con appunto spunti legati agli obiettivi e ai goal dell'Agenda 2030, quindi assolutamente l'educazione civica, ma questo discorso vale ovviamente per gli altri ordini, tutti gli ordini di scuola, data la trasversalità, no, e poi anche l'obbligatorietà dell'educazione civica, il fatto di poter appunto collaborare, no, tra docenti di diverse discipline, quindi attivare un po' anche il Team CLIL e quindi l'uso trasversale della lingua veicolare, sicuramente un bel percorso CLIL educazione civica potrebbe essere tra l'altro la soluzione sia alla CLIL che al mandato normativo delle famose 33 ore. Tra l'altro abbiamo fatto anche un webinar con abbinato la ricerca partner nell'attivazione di progetti twinning sull'educazione civica e ne sono partiti tanti anche dalla scuola dell'infanzia e primaria. E chiaramente poi si mischiano facilmente con attività anche CLIL, alla fine si sovrappongono. E come nominativo per Marina Schifranti, anche da contattare in quanto ambasciatore Twinning, e quindi che magari vi possono dare delle dritte, dei link, delle informazioni di altri materiali utili, vi segnalo anche Silvana Rampone, con la quale abbiamo fatto, tra l'altro trovato in archivio, un webinar proprio sul CLIL nella primaria, molto interessante, ben fatto. Vedevo poi Felice Pia, chiedevano se è previsto qualche attività anche per questo settore. Allora, dunque, come sapete, noi abbiamo proprio all'indire, abbiamo la linea di ricerca, tra l'altro del mio referente di Roma, Autoresi, che è proprio sulla su questa area appunto di CPIA, dell'educazione degli adulti, dell'istruzione degli adulti. Allora, diciamo che in questa, nello specifico ci sono delle sperimentazioni, ci sono dei progetti anche molto, molto belli, non è ovviamente obbligatorio, non è l'obbligatorietà, come vi diceva Gisella, è per il momento insomma solo la scuola secondaria di secondo grado, con tutte le specificità che sappiamo, l'ultimo anno, i cioè linguistici e così via. Però da vari monitoraggi che sono stati fatti, che facciamo periodicamente proprio noi anche come dire sui CPIA, sappiamo che ci sono dei progetti molto belli, dei progetti di eccellenza, e per esempio una cosa anche molto bella che viene sperimentata nell'anno CPIA è il CLIL nell'italiano come L2, perché praticamente sappiamo che nei CPIA ci sono appunto contesti anche migranti, quindi sono una classi quindi dove c'è appunto la valorizzazione delle home languages, del linguismo eccetera, quindi in quei casi magari è anche la lingua veicolare diventa quindi la lingua di scolarizzazione nell'italiano L2, e di conseguenza i contenuti veicolati in quella lingua rappresentano una metodologia CLIL rovesciata, quindi sull'italiano. Quindi pur non essendo obbligatoria questa metodologia nell'istruzione degli adulti, però sappiamo che ci sono appunto molti CPIA che fanno eccellenti, che veramente fanno progetti in questo senso, sia sulle lingue, sull'inglese, principalmente sulle lingue, anche sulle lingue ponte, sul francese, per esempio, dove ci sono i contesti migratori, queste sono le lingue ponte magari più comuni, ma anche appunto sull'italiano come le due. Perfetto. Chiara Sabatini, ho visto c'erano alcune domande proprio per te, non so se vuoi rispondere anche in diretta, così rimane nella registrazione. Sì, velocissimamente. Per quanto riguarda le attività, noi abbiamo, comunque ci siamo dati dei tempi. Nel mese di ottobre i ragazzi si sono presentati, però non necessariamente tutti lo facevano nella stessa settimana, quindi no, questo tipo di attività avviene in modo asincrono. Poi però le videoconferenze, quelle le abbiamo fatte ovviamente in diretta, e sia di mattina durante le ore
particolare, io insomma, abbiamo avuto la possibilità di collegarci durante le inglese, sia come avevo detto prima, a un paio di volte di pomeriggio, che comunque era più comodo per gli altri partner. Era un momento in cui i ragazzi stavano a casa, i miei alunni stavano a casa e anche gli alunni in alcune altre scuole, quindi è stato anche facile perché non c'erano le attività pomeridiane. Se posso vorrei aggiungere soltanto una frase, c'era una domanda in cui si chiedeva is it winning time consuming? Beh, un po' sì, però è veramente anche extremely rewarding, no? Insomma, ci dà veramente tanta soddisfazione perché possiamo coinvolgere tutti, è un po' un circolo virtuoso, come mi piace chiamarlo, perché ci motiviamo tra docenti, ci motiviamo nel lavoro che si fa tra docenti e alunni e si lavora meglio. Quindi sì, è chiaro che per fare determinati progetti, determinate attività come quelle che abbiamo visto questa sera, è necessario pensarle, programmarle, confrontarsi con gli altri colleghi. È vero però che gli alunni rispondono sempre, come avete visto, da tutte e tre le esperienze, veramente danno una risposta eccezionale. Ecco, mi piaceva, no, a rispondere anche a questa di domanda. Non so se era per me, sì, però... Sì, sì. No, va benissimo, benissimo. Cinzia, non so se avevi visto qualche domanda a cui vuoi rispondere anche tu. Ho visto che avevi risposto a qualcosa. Sì, io ho risposto a qualche domanda. Ho visto che tra le domande quella più frequente è quanto può durare un percorso KILL. Come ho risposto dipende dall'argomento che viene scelto, che viene individuato, dipende anche dal grado scolastico. Logicamente, dovendo sviluppare un percorso KILL nella scuola primaria, richiede tempi un po' più dilatati, perché dipende sempre da quelle che sono le conoscenze pregresse, soprattutto linguistiche, dei bambini. Mentre per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, diciamo che la parte linguistica è meno difficile, cioè, ci vuole meno tempo per poterci lavorare perché abbiamo ragazzi che hanno già delle conoscenze pregresse che sono un livello insomma, un po' più alto. Quindi dipende sempre dalla tematica che si sceglie. Certo che avendo fatto molte esperienze, ad esempio la scuola primaria, che è il livello che io preferisco, ci vuole più tempo, come diceva appunto Chiara, è time consuming, però è molto soddisfacente e il lavoro si basa molto su attività di tipo ludico-didattiche. E per quanto riguarda invece l'utilizzo della piattaforma nel percorso KILL, questo l'età e il livello appunto scolastico non inficia molto il tempo, nel senso che c'è una tempistica che viene data praticamente dall'organizzazione dei partner e quindi ci si adegua praticamente a quello che è il calendario o delle attività che viene stabilito. Dipende sempre da qual è il tipo di approccio che si ha in classe con i bambini. Questo dipende molto dai ragazzi. Bene, grazie. Non so, Vincenzo, se hai trovato anche tu un'ultima domanda per concludere con la sessione delle domande. Se no non importa, non è indispensabile. Ce n'erano non tantissime, alla fine si vede che era abbastanza chiaro tutto. Mi sembra che alla fine non ne abbiano aggiunte, controllo ancora. Ok, no, ma non ti preoccupare, poi essendo l'ultimo hanno avuto meno tempo anche per fare le domande probabilmente sulla tua presentazione, giustamente. Va bene, io direi allora... sono già le 6, quindi forse è meglio chiudere. Tanto le ambasciatrici, come sapete, sono sempre disponibili a darvi supporto, aiutarvi, insomma, anche consigliandovi magari dei link, lasciandovi accesso ai Twin Space dove potete vedere questi esempi che vi hanno mostrato. Quindi, insomma, non esitate a contattare noi, a contattare loro, e penso anche la dottoressa Cinganotto, insomma, è sempre disponibile.
Io ringrazio le nostre relatrici, ringrazio tutti voi per essere stati con noi e ci vediamo per il prossimo webinar. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti.